Quando si parla di matrimonio lo si definisce un giorno indimenticabile, un giorno in cui i sogni vanno assecondati o quantomeno avvicinati. Ed ecco che le scelte a volte sono davvero fantasiose, divertenti o altre eccessivamente seriose. Siamo stati all'inaugurazione di un salone interamente dedicato al giorno del sì. Dagli abiti alle location, dai catering alle auto. Si tratta di Ti Sposo, organizzata dalla Minerva Eventi, che si terrà fino a domenica 24 ottobre al Vesuvio Expo ad Ercolano, per raccogliere le ultime novità, soprattutto in termini di scelte enogastronomiche. Io direi che Ti Sposo abbiamo risolto tutti i tipi di problemi, che lo sposo venendo qua con la voglia di sposarsi si sposa sicuramente. Quindi c'è tutto, dall'abito, dalla cerimonia alle auto, bomboniere, fotografi, catering, ville, tutto. Quindi venendo qua ad Ercolano dal 15 al 24 ottobre lo sposeremo sicuramente. Ci sono delle cose un po' strane, inusuali, che si possono incontrare venendo qui in fiera? Ma è un po' strano, possiamo dire, in una staller, che è la nostra testimonial, però non è una cosa strana perché comunque il mondo è una cosa strana, quindi possiamo dire, abbiamo usato lei come testimonial dell'evento perché è una cosa particolare, far parlare un po' della fiera, far parlare un po' del matrimonio, drammatizzare un po' questa crisi, questo momento così particolare in tutto il mondo, abbiamo messo in una staller, far parlare che comunque il matrimonio è una cosa seria, ma in una staller è una cosa anche drammatizzare l'evento, perché comunque si arriva al matrimonio con un'emozione. E comunque, per quanto si dica, il matrimonio poi non è mai in crisi. Ma io direi la parola crisi: a sud matrimonio non esiste. Ci sposiamo, io mi sono sposato da poco, quindi la gente del matrimonio ci crede, è una cosa bellissima. E poi l'evento del matrimonio in sud Italia, ma principalmente in Campania ci sono 30.000 matrimoni all'anno, quindi voglio dire la crisi non esiste. Poi oggi comunque le aziende hanno abbassato i prezzi, perché comunque è un po' di crisi, un po' accontentano gli sposi, si può sposare con poco. La Campania, in effetti, dagli ultimi dati Istat, risulta essere la regione con il più alto numero di matrimoni, dove la tradizione stenta ad essere abbandonata, dove nonostante tutto per quel giorno si investe e come. Ma che approccio si ha? Come si sceglie la location e le portate? Oggi è cambiato molto in quanto gli sposi si affidano a una figura che va molto sull'estetica, scelgono il ristorante più bello non perché si mangia bene, anche se comunque la nostra zona è molto famosa anche per la ristorazione e per quello che è la banchettistica per quanto riguarda i matrimoni. Voi offrite anche diverse location, si va verso la location storica o effettivamente soltanto verso quella tra virgolette modaiola? No, diciamo che noi essendo un'associazione raggruppiamo più strutture di stili diversi, quindi abbiamo le residenze quelle là storiche, il ristorante un po' di linee, con le linee un po' più moderne, quello classico, oppure alcuni rivisitati in chiave moderna, quindi cerchiamo di accontentare un po' quelle che sono tutte le esigenze del pubblico. Senza togliere nulla a nessuno, ma quali sono le più gettonate? Sicuramente sono quelle là, le residenze storiche rivisitate in chiave moderna, ecco, si è dato molto spazio a quello che è la moda del vintage, quindi magari cose d'epoca però rivisitate in chiave moderna. Insomma, però questi sposi si interessano poco di cosa c'è nel piatto allora? In effetti sì, si è passato diciamo più all'interesse della parte estetica, si tende a fare la bella figura, l'abito bello, però poi alla fine quello che è veramente la cucina è in secondo piano. Per quanto riguarda la gastronomia, si cura tantissimo il dettaglio dell'estetica del piatto, che noi riusciamo a soddisfare alla grande, e chiaramente anche l'esigenza della cucina partenopea, che forse è quella più apprezzata da tutti. Assolutamente non discutiamo, anzi celebriamo la cucina di Villa Signorini, però ecco, lo dicevamo poco fa, gli sposi poi non sempre fanno tanta attenzione a cosa c'è nel piatto, appunto più a come viene presentato, ma i classici piatti che a suo parere nella media non mancano mai in un matrimonio, quali sono?
Sicuramente il pesce, la scelta del pesce piuttosto della carne, anche perché chiaramente i ricevimenti vengono organizzati più nel periodo estivo che quello invernale. E forse una cosa oggi tanto richiesta è il finale, il buffet dei dolci, che va tantissimo, per cui si spazia dalla frittella con lo zucchero a piuttosto qualche tortina con la Nutella addirittura, per cui la tendenza del dolce è arricchito molto, sì. Effettivamente tendono anche a rimpicciolirsi le torte nuziali, che prima erano grandi celebrazioni, proprio a favore di un buffet molto più ricco. Sì, si riduce anche la torta, perché in realtà quest'anno per esempio abbiamo proposto tantissimo le mini tortine, cioè la torta non è più grande e tagliata ma direttamente porzionata, per cui c'è l'esistenza proprio della tortina piccola direttamente servita all'ospite. Cosa c'è nel piatto? Cioè, questi sposi fanno attenzione ai piatti o di solito per i menù lasciano che si faccia? Beh, diciamo i piatti loro vanno in secondo momento, loro vengono colpiti soprattutto dalla struttura, poi dopo naturalmente poi basano soprattutto anche sul menù, però principalmente vengono colpiti dalla struttura, sì. Una volta scelta la struttura, tendenzialmente scelgono un menù tradizionale o amano cose innovative? No, curano anche molto il menù. Adesso gli sposi, diciamo, è cambiata, come le dicevo prima. Prima venivano con tutta la famiglia anche ad organizzare. Ad assaggiare? Anche assaggiare. Adesso, diciamo, sta cambiando anche da questo punto di vista. Le coppie molte negli ultimi anni vengono anche da soli e curano soprattutto da soli anche il menù nei particolari, vogliono cose diverse, chi ha piatti particolari, curati, decorati. Quindi... Ma della tradizione? Anche, però anche cose nuove, vogliono vedere soprattutto cose nuove, quindi preparazioni diverse, non come una volta i classici menù, quindi sta cambiando anche da questo punto di vista. Quindi... La cucina si è alleggerita? Sì, molto, molto, sì, sì. Anche come numero di portate? Sì, cominciano un po' a diminuire un po' le portate, pure perché rispetto a prima vogliono anche gli orari sono cambiati di fine cerimonia. La domanda nasce spontanea. Ad oggi un pranzo di un matrimonio da voi quanto tempo dura? A che ora all'incirca comincia, a che ora finisce? Se inizia verso le 2:30, verso le 21 è finito, 21:30. Tasto dolente, se è dolente, i costi, da quanto si parte? Beh, diciamo, noi abbiamo un budget che va dalle 80 alle 130, diciamo, un budget minimo e massimo, sì. Ultimissima curiosità, in media quanti invitati sono? Questa è una domanda un po', cioè, importante, perché ultimamente sta un po' cambiando questa cosa qui. Rispetto a prima, come parlavamo anche del discorso delle cerimonie di alcuni anni fa, sta un po' diminuendo il numero di invitati. Cioè, i matrimoni di una volta oltre i 200 sono rari, diciamo. Il budget 100, 120, 90, 130, questi qua, questa è la media più o meno. Classico o provocante? Scelte inusuali o rispettose del galateo? Queste domande ritornano in tutti gli sguardi confusi e appassionati degli sposi presenti nei padiglioni del Vesuvio Expo. I colori rimangono sempre il grigine, i rosa, i fucsia. Però sono stata l'ultima volta a Francoforte, alla Fiera delle Nuove Tendenze, e ci sono anche i colori un po' più moderni. Direi il blu, il grigio argentati, gli argentati, i neri. Rispetto alle location, che tipo di desiderio hanno? Io credo che colà romantico c'è sempre, c'è la villa antica ed è sempre bella, perché avere il verde vicino a questi palazzi che ti fanno sognare i castelli fa sempre parte della sposa. Poi noi siamo vicino al mare, per cui abbiamo anche le location del mare, abbiamo dei bagni, ci sono dei bei bagni che stanno organizzando delle belle feste. Ci si preoccupa un po', io dico, ahimè, del cibo o in realtà resta davvero una delle ultime preoccupazioni? Allora, noi qui al sud la tradizione del cibo rimane sempre, cioè sempre la gente ha sempre voglia di dare tanto ai propri ospiti, però c'è anche una tendenza ad avere meno, cioè non è necessario veramente avere chissà primi, secondi. Finalmente i piatti si rimpiccioliscono e diminuiscono?
sì, si rimpiccioliscono, diminuiscono, e c'è anche sempre nelle nuove tendenze anche questa, i finger, qualche assaggio particolare, porzioni più minimali, e quindi ci si alterna, poi dipende da un pranzo, dalla cena, e da un buffet. Noi abbiamo avuto un matrimonio fantastico ed è veramente un po' strano. Cioè, noi abbiamo fatto un matrimonio a Capri, sulla scogliera, ai bagni, al mare, ed è stato veramente bello, faticoso, ma c'è stato una gioia, un'esplosione quella sera, veramente. Così erano in costume? No, quello no, però infatti avevamo pensato quasi di fare tipo il tavolo a mare alla fine, ma c'è stata poi un'esplosione di fuochi d'artificio che ha comunque, dalla tradizione al bello, ha fatto sognare un po' tutti. Quindi tutto sommato, non grandi stranezze, ma appunto si continua a voler sognare, non c'è niente da fare anche oggi. Anche oggi si sogna. Per quanto riguarda il buffet d'inizio di apertura, ci sono i finger food, che sono appunto dei cibi da prendere con le dita, diciamo un cibo veloce. In termini di ristorazione, resta in voga il pranzo classico o qualcuno comincia in realtà a cercare delle alternative? In realtà va ancora di moda il pranzo classico, sì. Il colore più elegante è il bianco, nell'abito come nel tovagliato, compare il glicine e il viola nelle sue varie sfumature. Eppure un dato simpatico irrompe e colpisce. Il confetto, quell'antico simbolo di buon auspicio, ritorna protagonista con la confettata, ma con gusti del tutto nuovi. Più di 40 gusti tra liquirizia, melone, marzapane e pistacchio, confetti tondi con nocciole o di cioccolato con ripieno di frutti di bosco. Spazio al gusto, insomma, e soprattutto alla fantasia, anche se pare che il classico sia il porto sicuro in cui molti continuano a trovare riparo. This dream.